Siamo a Vulcano nel regno di Fabrizio Lo Piccolo, il regno, come potete vedere, delle ricotte e del formaggio e il primo sale. Ecco, signor Lo Piccolo, come nasce questa attività che va avanti da almeno quattro generazioni, è così? Sì, questa attività nasce perché nel 2007 mio padre non poteva continuare più tanto con gli animali per questione di salute, per una protesi che aveva al ginocchio. E quindi ho continuato io perché ho sempre continuato. L'attività comunque decollata grazie alla sua opera. Sì. E allora parliamo un po' di queste ricotte che vanno a ruba perché sono richiestissime non solo dagli euliani ma anche dai turisti. Queste ricotte, almeno fino ad oggi, hanno tutto un altro sapore di tutti quelli che vengono da fuori e degli altri posti, per il mangiare che ci hanno qua gli animali. Sono genuine, lo possiamo dire? Sono genuine al 100%. Il mangiare che trovano le capre in giro, dei rovi... Quindi le ricotte vanno a ruba, ma soprattutto anche direi questo primo sale, questo formaggio. Sì, perché noi il formaggio abbiamo tutti gli allevamenti in legno, non abbiamo problemi di brucellosi, di altre malattie, quindi noi lavoriamo, siamo in regola di lavorare il latte crudo e quindi... il sapore anche del formaggio che porta e il latte quando si lavora il latte crudo. Ecco, la squadra delle capre aumenta, no? Fra una scalata e l'altra del cratere. A quanto siamo ora? Per ora siamo circa 3,50. E invece per quanto riguarda l'allevamento, ecco, delle mucche? Le mucche ho messo un allevamento perché di pezzo. Sulle mucche ci sono novità, vero? Ci sono novità, ho messo questo allevamento di pezzata rossa. Che andranno in produzione verso settembre-ottobre perché per ora sono anche in gravidanza, nel momento in cui abbassa il latte delle capre perché ci sono dei 3-4 mesi che il latte abbassa per la gravidanza, per i capretti e quindi lavoriamo del latte di mucca. Una curiosità, i turisti cosa preferiscono di più, la ricotta o il formaggio primo sale? Ma la ricotta va a ruba, il formaggio si... Ma qui vediamo dove effettivamente vengono preparate, no? Le ricotte e i formaggi. Sì. Questa è una vasca refrigerante dove vi mantiene sempre il latte in movimento, dove la sera quando lo mungiamo lo mettiamo in questa vasca refrigerante, che poi la mattina insieme all'altro viene lavorato in questo bollitore. Ecco, l'altro sarebbe questo. L'altro è questo qua. E i tempi di preparazione quali sono? I tempi di preparazione tra il formaggio e la ricotta sono sempre quei 2 ore e mezza, 3 ore passa. E l'attività prevalentemente lei la porta avanti, no? Insieme sì. A qualche suo collaboratore? Qua dentro personalmente io, fuori e con gli animali c'è un collaboratore. Grazie. Sanamento. Ogni capra tira il rosario e segno nel numero che c'ha quella capra. Signor Lo Piccolo, le capre sono rientrate, no? Dopo il giro del pomeriggio? Sì, della mattinata. Ah sì, è da stamattina che sono sì. In giro. Hanno fatto la scalata del cratere? Si fanno tutta la scalata del cratere. Qua sono tutte, no? Siamo a quanto? A 3,50? Qua sono circa 300, altre 50 ce l'ho al vulcano piano. E laggiù ci sono le piccoline, eh? Sì, piccoline ancora ci sono. Uno spettacolo. Guarda, guarda. Si divertono, stanno anche giocando. Come stai? Qua ce n'è una che è venuta a salutarci.